era il 2019, si parte in cammino per chiedere a Dio uno sposo ed una sposa. C'è voluto l'aiuto di altri giorni di preghiera per riconoscersi, per capire subito che quello che c'era davanti non si poteva perdere. Non si poteva lasciare andare. Dio oggi rilancia e ti rimette in movimento. Ascolto, urgenza del cuore e servizio. Oggi il Signore dice: io travaso il mio tutto. Su Miriam e Pietro, io travaso tutto. Perché siate colmi, perché siate pieni. E come diceva Pietro ieri, questa parola mi dice: non avere paura. Esatto, non temere, perché sei colmo di grazia. E allora è questa la radice, è questa la roccia della casa sulla quale noi oggi buttiamo questo sì. Dove noi oggi saltiamo, in un salto che sappiamo che sarà pieno di bellezza, ma sarà pieno di un sì quotidiano. Restate in ascolto, nell'urgenza di vivere il servizio che Dio vi dona.